Salve, due anni fa mi cimentai nel scrivere un libro di poesia che gli diedi un nome. Tra il dire e il fare c'era di mezzo il mare. Fra tante poesie che ho scritto, mi va bene di non dire la più bella, quella che mi rispecchia di più. Mi ricordo l'agrario, quanti cambiamenti, a denti stretti, amici, ragazze, a pomiciare e io solo lì a guardare. Mio padre, la domanda, il rifiuto, che durò troppo, troppo a lungo. Mi ricordo il professor di diritto che mi disse: a cosa ti servo io? Soltanto per andare ai bar di Bisceglie e tirarmi molfetta. Sappi che la mia tesi di laurea è diritto del lavoro dei disabili e non diritto a passeggiare. Tu di me te ne freghi. Da oggi, questi faldoni me li devi dire meglio del padre nostro, o io ti boccio anche da solo. Mi dissero anche: dobbiamo sistemare l'altro, che non è nostro, tu alla pensione, non rompere, dobbiamo vincere. Quell'amica a mio padre disse: ci stiamo conoscendo. Gli regalai 1.000 lire e mi regalò via Santa Brutizia, una contrata di Murphy, dove c'era l'Ajax. Gli altri ogni sera nel bar a giocare a carte o con ragazzini a scopare e io lì ad aspettare. Quante sere con nebbia, quanti pomeriggi con sole une. Stasera non venne, stasera è a Roma. Una sera con voce arrabbiata, perché stanco del mio fare, mi disse: guarda, sto lavorando per te. Era il 15 dicembre 92. Mi diede una carta, la feci confrontare. È lì che sbagliò il mio cuore. Il 20 di gennaio del 93 ero impiegato. Il 23 gennaio era di sabato, mi recai perché mi chiamarono. Lui disse a un amico: portatelo via. Mi portò in una casettina da sapone di albicocca e una zona di Murphy che si chiama Albicocca, dove era l'amministrazione dell'AIS. I colleghi dissero: mo crepa, dagli quella carta. Un amico rispose: no, non crepa quello, hai corio tosto. Apri il cassetto, uscì il mio contratto. Com'era bello, limpido, sincero, ma mio, 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 senza nessun altro partito politico o associazioni di categoria o sindacati, tutti lontani dalla mia storia, dalla mia vita.
fosse lì e sbagliai, perché se non sei ti venderai. Se sei qualcuno devi partire, qua non vuoi e non devi capire. Quel contratto lo portai a benedirlo nella chiesina mia, una chiesina che ci tengo tanto, era di Sant'Antonio, dove a fianco c'era l'Aias, che tengo ancora conservato quel come una reliquia. Poi te ne sei andato troppo presto. E di te è rimasto un ricordo troppo bello e profondo. Perché fra me e te non c'era niente, tranne il tuo amore per me, mio caro. Sei un ricordo molto profondo per quel rapporto diretto fra un niente e un tutto. Mi ricordo il tuo primo ufficio arrivando a Palazzo Caprivi, eri mio. Nell'ufficio c'è sempre la tua voce, la tua immagine che mi dice solo di amare solamente il tuo fare. Questa mia poesia è dedicata interamente a un uomo che non c'è più.